Bentrovati amici, bentrovati a questa nuova puntata di TVBN Libri in vetrina. Quest'oggi vi parlerò di un autore messinese, Antonio Cattino, autore di un libro recentissimo, fresco di stampa, dal titolo L'Usuli e la Luna, canti e poesie siciliani. Antonio Cattino si occupa di sicilianità a 360 gradi. Scrive di Antonio Cattino, Adelaide Cantafio, che è una poetessa, docente di lettere nei licei, che Antonio Cattino è tra le voci più impegnate dei nostri poeti contemporanei, un personaggio eclettico non solo della nostra città Messina, ma della Sicilia tutta. Io non posso che condividere e su quanto ovviamente scritto. I suoi testi in lingua siciliana sono degli affreschi a tinte, ora sfumate, ora impresse con forti tonalità, grazie alla sua costante attenzione sullo studio della linguistica, soprattutto messinese. Sì, questo è molto importante perché Antonio Cattino, oltre a essere un cultore di sicilianità, ma è uno che mostra molta attenzione a quello che è davvero il dialetto messinese, il patrimonio linguistico di questa grossa provincia. Il titolo di quest'opera, L'Usuli e la Luna, ci riconduce ad una antica simbologia legata al popolo dei siculi. Ecco, vi leggo adesso una poesia tratta appunto dal libro L'Usuli e la Luna di Antonio Cattino, e Abbrazzo di Miti, che è una poesia che, voglio dire, racchiude a sé tutta la sicilianità e la sensibilità verso la cultura siciliana di Antonio Cattino. Di lì misteriosi abissi assumma colapisci. E già all'umera di lì t'ammarice aciuruta si distenne. Aspetta, Talia, abitante d'auturi, carriscinne li vagiuna pilaniura scumusa rocca, abissi e auturi, da un posto d'incanto, calumari chiuri, s'abbrazzano i miti. La dea felici, cu la sua taliata rigogliosa e ridente, la Sicilia renne. Parliamo di un personaggio siciliano molto controverso, Salvatore Giuliano. Chi era Salvatore Giuliano? Un Robin Hood siciliano oppure uno spietato assassino? La sua storia ha fatto il giro del mondo. Tutti hanno conosciuto la storia del bandito di Montelepre. Poeti, cantastorie, scrittori, tanti si sono occupati della storia di Salvatore Giuliano. Consiglio perciò a tutti, a chi in un certo senso si è avvicinato e si è accostato alla storia di Salvatore Giuliano, come ben sappiamo, una storia molto intrigante. Io vi consiglio di leggere questo libro. Io c'ero. Ecco, parla la vedetta di Salvatore Giuliano, edito da Dario Flaccovio Editore. Giacomo Bommarito, ai tempi dei fatti in cui appunto si è sviluppata la vicenda di Salvatore Giuliano, era un quindicenne, riferisce e ci descrive un Salvatore Giuliano cordiale, buono, altruista e chiamava soprattutto gli amici e la famiglia. Il libro è stato scritto a due mani da Valentina Gebbia e da Nunzio Giangrande. È molto interessante, io l'ho letto e ritengo che dia un attimino ancora di più delle spiegazioni in merito appunto a tutti i dubbi che la vicenda Salvatore Giuliano ha fatto emergere in tutti questi anni.